sull'altezza. Ti batto, ma batto tutti, Anna, vai tranquilla. Sì, infatti. Ma perché infatti ti metti i tacchi, mettiamo i tacchi certe volte. Ma scusa, ma devo slanciare, non è che posso con questo vestito e mettere le ciabattine. È vero, siamo più belle con i tacchi, non c'è niente da dire. Sì. Senti una cosa, io vorrei partire subito dalle tue origini, perché oggi in Russia è una giornata molto importante, si commemora chiaramente il battesimo di Cristo, perché è l'Epifania. Brava, infatti. E cosa succede? Celebriamo infatti il battesimo di Gesù, perché dicono che proprio nella notte tra 18 e 19 le acque di tutta la terra, proprio su tutta la terra, acquistano le caratteristiche di acqua santa. E qual è il rito che si fa? E quindi il rito, ovviamente, andare in chiesa con i contenitori a prendere l'acqua è normale, ma noi facciamo tutte le cose molto più, come dire, alla grande. Molto più tosto, vi tuffate. Sì, noi ci immergiamo, cioè non tutti, ma chi si sente, si immerge nelle acque gelide dei fiumi. Quindi le chiese organizzano questi riti e, per esempio, stanotte ho visto solo a Mosca hanno organizzato 42 punti dove si poteva immergersi. È una cosa incredibile, però... Ma tu lo fai ancora? L'hai fatto? Allora, io... O ti sei italianizzata completamente? No, io non l'ho fatto perché deve essere anche pronta per questo rito, perché sai, meno 20 fuori non è facile, però mia mamma e mio cognato loro fanno sempre e mi dicono che è una cosa incredibile, che tu veramente senti un'energia pazzesca e per tutto l'anno non ti ha male, però dicono che c'è l'acqua anche dal rubinetto diventa santa. Quindi mamma mi ha chiamato ieri sera e mi ha detto: hai fatto la doccia? Io vi invito tutti a fare la doccia anche stamattina, perché ancora funziona con l'intento giusto. Io l'ho fatto due volte, ieri sera e stamattina. Parliamo di Natasha Stefanenko, artista, perché quel destino ti ha portata in Italia, ti vogliamo vedere in una trasmissione che ti ha resa poi molto famosa qui da noi per tutta la vita, del 1997, poi commentiamo. Volentieri. Natasha Stefanenko. Buonasera. È sempre una sorpresa. Ma come? Non scotta e non gela la tua mano? Non scotta e non gela. È finita l'emozione. Ma che bello Fabrizio. So che ti scelse proprio lui, ti volle... Sì, grazie a lui che sto parlando con te. Cioè, insomma, grazie proprio a lui che sono diventato un personaggio. Mi scelse nel 96, nel lontano 96. Ricordi meravigliosi, tante risate. La risata di Fabrizio non si scorda nessuno. E noi lo accompagniamo con questo applauso, perché sarà sempre la nostra memoria, dato tanto a tante persone, compresa a me, quindi lo ricordo certo. Con piacere. Se ti dico 45, che ti viene in mente? Allora, è un numero molto significativo per me, perché è un numero della mia città dove sono nata. Sono nata in una città segreta per i motivi militari, quindi era circondata, completamente circondata dal filo spinato, dalle barriere, non si poteva né entrare né uscire, sono residente in questa città e per circa mezzo secolo questa città non si poteva trovare nella carta geografica e non aveva neanche il nome, aveva solo questo numero 45 che non si poteva dire. Fino a un certo punto. E per entrare in questa città senza nome dovevate passare dei controlli davanti alle guardie armate? Sì, i varchi, proprio pochi varchi che conducevano la città, e si doveva mostrare un pass che noi residenti avevamo. Ma all'età di 7 anni ti davano il pass. Prima dovevi essere accompagnata dai genitori. E so che tuo padre ti accompagnava... in modo di alleggerire diciamo questa situazione, sì. Infatti vedo che sorridi. No, perché mio papà è ingegnere nucleare, insomma è uno preparatissimo, però lui riusciva a sdrammatizzare anche i momenti abbastanza inquietanti, quindi ha inventato questo gioco con me dicendo: guarda, noi adesso usciamo, andiamo insomma andare verso fiume, facciamo la passeggiata e tu però devi assolutamente recitare qualche poesia o qualche canzone davanti a questo militare che controllava i pass di tutti. Cioè, perché lui diceva: tu non hai pass, però devi veramente, insomma,
gestire il tuo passo in questo modo. Quindi io ero talmente in ansia, cercavo di ricordare tutte queste canzoni. Insomma, immaginate, cioè, uno con il militare, con Kalashnikov, che ti guarda, e chiaramente papà gli faceva i segni di essere bello duro con me. Io cominciavo a urlare a squarciagola qualche canzone, non so, o anche l'inno russo, qualsiasi cosa pur di farmi passare. E lui mi diceva: "Beh, passa." Hai un passato, insomma, molto, molto tosto. Mi fa piacere che comunque adesso sì, lo ricordi con il sorriso, perché ne possiamo parlare qui. Però l'Italia ti ha portato tanta fortuna e vogliamo continuare a ricordare qualche passaggio della tua carriera guardando appunto un programma che conducevi, Convention, nel 1999. Ah! Come gli andanti persi nelle tenebre cercano una luce, come i naviganti in balia di una tempesta cercano un faro, così anche noi alla nostra convention aspettiamo lui, il nostro guru! Quanto divertimento! Essere protagonista della televisione italiana quando poi la guardavi anche in questa famosa città segreta che portava il numero 45, arrivava e guardavi per esempio il Festival di Sanremo. Sì, 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 è l'unica cosa che si poteva vedere, cioè l'unica finestra che ci, come dire, ci collegava con al di là, diciamo. Era il Sanremo, cioè aspettavamo con l'ansia. Che canzoni ti ricordi di quel passato, di quelle canzoni? Ma la prima cosa che mi viene è La felicità di Albano e Romina, o che ne so, Pupo, cioè, erano proprio i miti per noi, Ricchi e poveri, tuttora loro... Che vedremo tra l'altro al Festival di Sanremo. Esatto, quindi, Loro sono attualissimi, Albano lo conosco personalmente, mi fa molto piacere, e mi ricordo mia mamma, quando guardavamo questa bellissima festival, mi diceva: "Vedi, anche Albano è più piccolo di Romina", perché mi metteva anche in, come dire, il paragone, esatto, con i fidanzati tuoi che sono sempre stati più bassi. Era sempre alta e mia mamma 1,64, quindi mi guardava come un, non lo so, io un gigante. A proposito di ricordi, tu avevi una tecnica tutta tua per studiare mentre facevi nuoto? Ah, sì, io facevo nuoto agonistico 2 volte al giorno, quindi alle 6 del mattino stavo già in acqua, poi dopo la scuola palestra e piscina di 2 ore, quindi avevo pochissimo tempo per fare insomma, i compiti. Quindi avevo la mia tecnica, scrivevo la teorema o qualche poesia che dovevo fare a memoria, mettevo questo foglietto sul bordo della piscina perché con l'acqua si appiccicava, e notando mi fermavo, leggevo, non so, prime righe e notavo e facevo la memoria. Quindi chi ha il nuoto, questa tecnica è pazzesca, è perfetto, sì, ho fatto gli esami. Non ci sono scuse poi per non studiare, fate come Natascia Stefanico abbia dato questa idea. Senti, ti saresti mai aspettata di passare tutta la tua vita qui in Italia? No, assolutamente no, però è stata una bellissima sorpresa, perché in quel periodo la mia vita sembrava un film, quindi sono stata brava proprio a lasciarmi un po' trasportare, perché le opportunità arrivavano, io con grande paura accettavo. Sì, ma non parliamo di opportunità lavorative, parliamo invece di chi ti ha tenuto veramente qui con il cuore, che è Luca, tuo ma marito. Luca, ovvio, scusami, è vero, da 30 anni che siamo insieme. Già te lo sei dimenticato. È la mia metà, no, è una cosa che talmente è una cosa mia, 30 anni che siamo insieme, siamo felicissimi. Qual è il segreto del vostro amore? Ma il segreto è proprio, cioè, che ne so, dare amore, forse il segreto, e insomma, non pretendere, ma proprio dare, cioè uno scambio di energie nel bene e nel male, ovviamente, e poi parlare, cioè raccontare, insomma, non tenere dentro magari alcune cose che, insomma, non capite, ecco, meglio chiarire subito. Salutiamo e poi il fiducia, frutto del vostro ovvio amore, che è Sasha, vostra figlia. Sì, grazie. E so che avete anche adottato, insomma, due gattini, perché sì, io ti seguo sui social. E sì, quindi... vero, 2 gattini che sono stati abbandonati da poco, e allora noi non compriamo mai gli animali, siamo gattari. Ti quindi... devono capitare gli animali, sono sì, capitati, quindi sì, hai fatto un bellissimo gesto. E sono molto grazie, sono molto affettuose, sono 2 femmine meravigliose. Grazie a...